Buonasera, eccomi. Ciao. Allora, questa sera volevo mostrarvi una cosa, che è una cosa che riguarda i pennelli. Allora, comincio con raccontarvi tutta la storia perché secondo me faccio prima. L'unico pennello che io ho per sfumare l'ombretto è questo ed è il pennello di Sephora, Sephora, dite un po' come vi pare, che è fatto in questa maniera ed è così relativamente morbido, però per me è troppo grande perché vedete, se io vado ad appoggiare il mio pennello qui per sfumare, e per sfumare qui nella linea della piega dell'occhio, vedete che per me questo è un po' troppo grande, mi permette di fare una sfumatura molto generale se ci vado molto leggera con i colori, però è veramente un po' troppo grande. Allora io sempre alla ricerca di un pennello che costi poco e che sia più piccolo di questo. Ovviamente ci sono i pennelli della MAC, però i pennelli della MAC hanno ancora una certa consistenza, sono ancora troppo grandi per quello che riguarda i miei gusti. Ci sono ovviamente altri pennelli, però insomma i prezzi sono sempre piuttosto consistenti, i prezzi di questi pennelli. Allora, io alla fine ho trovato una soluzione che adesso vi faccio vedere, però prima di farvi vedere la soluzione vorrei dirvi che ho fatto questo trucco, quello che ho in questo momento sugli occhi, ho fatto questo trucco con più o meno due colori, che sono due colori al verde. Al verde è una marca tedesca di prodotti naturali e biologici. Spesso nei miei video vi faccio vedere i prodotti dell'al verde, soprattutto i trucchi, perché alcuni mi piacciono molto. Uno è questo. Questi sono dei nuovi ombretti che sono usciti da relativamente poco, però hanno questo coperchietto bombato, non si vede niente. Allora io ve lo apro e vi faccio vedere. Dunque, questo trucco, dicevo, è stato fatto con questo colore che è una specie di lilla violaceo, che però risulta anche un po' grigio. Questo è un colore con cui ho fatto questo trucco. E poi invece un altro colore, potete vederlo molto chiaramente qui, è questo, sempre al verde, è questa specie di turchese, molto molto luminoso. Questi colori sono molto aderenti, vellutati e molto colorati, molto pigmentati. A me piacciono veramente molto. Esistono anche altri colori, io ne ho in tutto quattro, già che mi ci trovo vi faccio vedere anche gli altri due. Questo è un dorato molto molto chiaro, io spero vivamente che la mia fotocamera riesca a farvi vedere questi colori. Questo è un dorato molto 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 chiaro, faccio vedere con il ditino, è così. E poi c'è ancora, adesso tutte le dita un po' sporche, poi c'è ancora un verde bellissimo che mi piace anche tanto e che è così. Anche questo verde è piuttosto intenso, guardate, mi fanno molto, molto contenta questi colori. E vabbè, questi sono i colori dell'alverde, ne sono in tutto quattro, ce ne sono. Ah vabbè, non vi ho fatto vedere il colore del violaceo, il colore sul dito del violaceo è così. Vedete, è un po' grigio, un po' viola. E in tutto i colori disponibili di questa collezione al verde sono 5, io ne ho 4, mi manca un marrone molto intenso, molto bronzato, però voglio dire, io di marroni ne ho già tanti e quindi ho evitato. Allora, io adesso che cosa voglio fare? Voglio fare davanti a voi una sfumatura qui sopra la riga dell'occhio, con un pennello che non sia questo di Sephora, ma con un altro pennello che è questo. E allora, questo è il pennello di Sephora, questo è l'altro pennello. Vedete che questo pennello è più lungo rispetto a quello di Sephora. E quello di Sephora ha questo tipo di morbidezza, cioè fa un po' di resistenza, è molto molto compatto. Questo è molto ma molto più morbido, potete vedere bene. Quando lo si lava non perde neanche un pelo, vi dirò di più su questo pennello a dimostrazione ultimata. Allora, con questo pennello io adesso vado ad applicare qui sopra la piega dell'occhio, questo ombretto della Kiko, che è un ombretto ad alta pigmentazione, è il numero 50 ed è una specie di color boh, melanzana, no, è più chiaro, una specie di rosa intenso. Allora,
Vado con il pennello così. No. Poi tappeto per togliere gli eccessi. Prendo il mio specchietto di Hello Kitty, sempre immancabile. Cerco di rimuovere come posso i capelli e poi procedo. Non è che io veda tanto, però ci provo lo stesso. Allora. Applico l'ombretto dove lo voglio applicare, anche un po' qui. Vedete, questo pennello è molto comodo perché siccome è sottile entra bene anche, riuscite a vedere, nella piega dell'occhio. Chiaramente io ho la mano sopra l'occhio, quindi voi forse non vedete bene, però spero di sì. Ecco qua. E poi, dopo aver applicato, ovviamente cerco di sfumare e lo faccio con dei movimenti circolari. Questo pennello è perfetto perché è piccolino, mi consente, cioè mi dà una resistenza che è una resistenza molto morbida. Io comunque posso lo stesso pilotarlo molto molto bene perché anche se è molto morbido è però comunque sufficientemente appuntito e io riesco a sia mandare il colore dove voglio, ma sia anche poi a sfumarlo in una maniera che mi piace molto e che crea un contrasto veramente tanto tanto morbido. Ecco qua. Allora, ho fatto quello che volevo fare. Devo farlo anche all'altro occhio, no, ma non ho voglia. Consentitemi di lasciare un occhio con l'ombretto rosa della Kiko, un occhio senza, no? Tanto siete abituate alle mie stranezze. Allora, mi sembra che venga abbastanza bene. Che vi sembra? Adesso vi dico che cos'è questo pennello. Allora, questo è sempre quello di Sephora. Questo è decisamente più piccolo. Questo pennello, chissà se la fotocamera riesce a mettere a fuoco il nome di questo pennello. Questo pennello è un pennello Pelican numero 23, comprato in una cartoleria e preso nel reparto di articoli per la scuola. È un pennello per dipingere. La Pelican è una ditta abbastanza dignitosa. Quanto costa questo pennello? Questo pennello costa 1,12 euro. E a me piace. Io non posso dirvi altro se non che a me piace, ho voluto provare. Io del resto ho iniziato a truccarmi con i pennelli da dipingere e non con i pennelli da trucco, perché mio nonno era un ritrattista, un pittore, quindi c'erano pennelli di tutti i tipi dentro casa di mio nonno, quindi ho cominciato in questa maniera qui con dei pennelli per dipingere. Io stessa amo dipingere, soprattutto disegnare, però insomma, mi piace molto avere a che fare con i ritratti. E quindi ho cominciato così, perciò sono abbastanza di famiglia con i pennelli per dipingere usati per il trucco. Questo pennello quando lo lavate non perde neanche un pelo. Ripeto, a me piace molto perché è sufficientemente morbido, è morbidissimo, però dà la resistenza necessaria. Vedete questo modo in cui è fatto, cioè arrotondato, però poi finisce a punta. Io me lo trovo molto molto comodo quando si tratta di andare qui nella piega, quando si tratta di andare qui e poi anche quando si tratta di sfumare. E ripeto, fa una sfumatura molto dolce, molto molto dolce che va quasi da sé, fa quasi tutto da solo questo pennello. Allora, io mando un po' in vacanza il pennello di Sephora che sinceramente non mi è mai piaciuto più di tanto e mi accontento di questo, sì lo so, io sono quella che su YouTube fa i video su come farsi un trucco con un pennello della Pelican che costa 1,12 euro. E che ci volete fare? È la vita, sono io. Ciao, questo video è finito. Ciao ciao ciao.